Eccoci qua, cane ingestibile, cane super agitato, cane che non sta mai fermo, che vi trascina e vi porta in giro, cane che salta addosso, morsica. Quattro consigli su come iniziare a interagire in maniera corretta con un cane di questo tipo. Oggi nello specifico affronteremo il caso di Ivy. Un cane golden retriever femmina di 3 anni. La doctor di Ivy segnalava delle difficoltà anche nel quotidiano, in casa, in qualsiasi contesto. Il cane è sempre super, super agitato, super attivo, mai tranquillo, mai rilassato e a fronte di qualsiasi contesto sempre uno stato di arousal molto alto. Parlando di arousal si parla di quello che è lo stato d'eccitazione del cane e di conseguenza, detta in due parole, rappresenta un parametro quantitativo che va a definire quello che è lo stato di eccitazione del cane. Di per sé già l'arousal alto rappresenta quello che è un motivo che va a generare stress nel cane, di conseguenza tutta un'altra serie di situazioni che portano comunque l'animale a non essere tranquillo e a non vivere in quello che definiamo uno stato di benessere. Durante la chiacchierata conoscitiva venivo messo al corrente di quelli che erano stati i modi con i quali erano intervenuti fino a questo momento. Quando si parla di un cane agitato, di un cane come Ivy in questo caso, le soluzioni che vengono adottate nell'immediato sono una serie di regole, una serie di restrizioni, una serie di limitazioni che talvolta non fanno altro che aumentare quello che è lo stato d'eccitazione del cane. A tutto questo, se poi ci aggiungiamo il fatto che solitamente si ritiene che per far rilassare, che per far stancare un cane con queste caratteristiche, l'unica soluzione inerente al gioco sia lanciare la pallina, fare tira e molla, fare tutta una serie di giochi che prevedono movimento, cinestesi, non si fa altro che completare quello che è un quadro che va ad autoalimentare quella che è una situazione di per sé ingestibile alla base. Al di fuori della serie infinita di urla, dell'utilizzo del collare a strozzo e tutta una serie di comportamenti per limitare il cane e per portare tutto verso quella che era una situazione di controllo, alla mia domanda, ma tutto questo ha funzionato? Avete avuto dei risultati? La risposta è stata no. Tenete anche presente che in un contesto di questo tipo, per il cane, riuscire a gestire una situazione energetica che gli viene dall'interno nel quotidiano rappresenta sicuramente una situazione di difficoltà. Provate poi a pensare, a voi nello specifico, il fatto di avere voglia di correre, avere frenesia, essere nervosi, che vi imponessero di essere o legati o di stare fermi con la classica camicia di forza che vi dice di stare fermo, non ti puoi muovere e mettiti tranquillo, stai calmo, assolutamente il risultato contrario. Rifacendoci a quelle che sono le considerazioni legate al gioco, ovvero pensare di scaricare il cane attraverso pallina, attraverso tira e molla, attraverso il rincorrersi in maniera a livello di gioco, il classico guardia e ladri, e tutto questo non fanno altro che andare a lavorare su quelle che sono motivazione predatoria, motivazione cinestesica e motivazione possessiva. E sono tre motivazioni che alla fine non fanno altro che allenare e far sì che nel cane venga sempre più riproposto quello che è il movimento, inseguire le cose, l'uso della bocca, quindi mordere e utilizzare la bocca per comunicare e soprattutto non facciamo altro che allenare il cane a fronte di quelli che sono comportamenti che vogliamo eliminare. Ma passiamo ora in maniera concreta a vedere quattro esercizi da iniziare a fare con il nostro cane per cercare di migliorare quella che è la nostra situazione. Esercizio numero 1, il doggy zen, consiste nel prendere un bocconcino nella nostra mano, farla annusare al cane e mettere il cane nella condizione che per riuscire ad avere questo premio non debba far altro che incrociare il suo sguardo con il nostro. Tutto questo che senso ha? Ha il senso che cerca di costruire nel cane una sorta di richiesta, una sorta di autorizzazione, una sorta di conferma del tipo: mamma, se ti guardo, me lo dai il premio? Noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente rimanere fermi in bocconcino, facciamo vedere al cane che abbiamo il premio e a un certo punto stiamo fermi.
in silenzio ed aspettiamo. Dal momento che il cane ci guarda, apriamo la mano e facciamo in modo che il cane riesca ad avere il premio. Obiettivo di questo esercizio: calma e autocontrollo. Esercizio numero 2. La pappa. Il primo legame di dipendenza che il cane ha quando nasce è nei confronti del latte della mamma. Di conseguenza questa cosa porta il cane a capire che si deve ascoltare e si deve adattare a quelle che sono le richieste e le tempistiche della mamma al fine di poter mangiare. Siccome nel quotidiano 3, 4, 2 volte al giorno date da mangiare al cane, cerchiamo di proporglielo in maniera corretta e sempre, anche attraverso la pappa, di andare a stabilire una sorta di regole che sono poi finalizzate a lavorare su quello che è l'autocontrollo, la calma, aspettare e le autorizzazioni. Considerate che un grosso aiuto l'avrete già avuto nell'impostare l'esercizio numero 1, ovvero il doggy zen, il cane che impara a guardare la vostra mano. Attraverso la pappa non farete altro che invece insegnargli che deve rimanere fermo e dal momento che gli dico vai, potrà andare a mangiare. Tutto questo sarà molto importante per quelle che sono le soglie, la gestione degli ingressi, uscite, autorizzazioni, iniziare a fare la passeggiata e avere comunque una mano che dà un riferimento, che all'inizio è la stessa mano che dice vai sulla pappa, ma in un secondo tempo è la stessa mano che dice al cane ok, puoi andare, guardami, bravo, hai fatto bene, terra. Quindi una situazione che verrà costruita dal primo esercizio Doggy Zen, il secondo esercizio che è la pappa. Esercizio numero 3, il richiamo. In questo momento abbiamo affrontato due esercizi che non facevano altro che insegnare al cane a rimanere fermo, aspettare e quindi lavorare su una situazione di calma e controllo. Con il richiamo non facciamo altro che iniziare a gestire la libertà, i momenti nei quali il cane ha la possibilità di scaricarsi, di sentirsi libero, di poter fare quelle che sono cose che comunque gli piacciono, annusare, perlustrare, esplorare e una sorta di interazione con il mondo esterno. Per fare tutto questo dobbiamo utilizzare ambienti nei quali siamo comunque sicuri di avere una situazione di tranquillità e a un certo punto comunque inserire quello che è un guinzaglione, quindi una corda lunga 10 metri, libera, semplice, senza nodi, e a un certo punto iniziare ad andare dalla parte opposta nella quale è il cane e iniziare a lavorare sul richiamo. Questo perché? Lo sapete come funziona il richiamo nel cane? Alla domanda come fanno i cani a chiamarsi, solitamente mi viene risposto abbaiano e questo e quell'altro, una serie infinita. No, i cani quando giocano si chiamano abbassandosi, girano la testa e vanno dalla parte opposta. In questo modo possiamo iniziare a lavorare anche noi con quelli che sono i segnali di comunicazione che utilizza il cane. A maggior ragione possiamo anche dal momento che ci giriamo andiamo via, metterci bassi, dare le spalle al cane e iniziare a muovere qualcosa per terra. Tutto questo non fa altro che con il nostro corpo andare a richiamare il cane in maniera naturale. Avendo poi il guinzaglione per terra, siamo sicuri che possiamo permetterci di lavorare in maniera corretta. Dal momento che il cane decidesse di non venire o ci fosse una situazione di pericolo, una situazione non sicura, o pestando il guinzaglione o richiamandolo addirittura, saremo in grado di ritornare a quella che è una situazione estremamente sicura. In un tempo di 10 minuti richiamate il cane 15 volte, di 15 volte darete il premio tutte le volte, una conferma, una gratificazione, qualcosa, e poi lo lascerete tornare a fare quello che stava facendo. Perché solitamente il richiamo funziona male? Perché il richiamo al cane viene trasmesso e trasferito come una situazione negativa, una situazione di limitazione che ti impedisce di fare qualcosa, ovvero in un contesto nel quale il cane libero si sta facendo i fatti suoi, a un certo punto lo richiamate, lo legate e andate a casa. In un momento nel quale il cane sta interagendo con un altro cane, a un certo punto lo richiamate, lo legate e lo portate a casa. Quindi richiamo uguale fine libertà, richiamo uguale fine situazione di divertimento. E allora dietro a tutto questo per il cane il richiamo non funziona in maniera positiva. Quarto esercizio, il gioco delle due palline. Cerchiamo di utilizzare quella che è una cosa, una situazione che comunque al cane piace e cerchiamo di incorniciarla, di rottarla, di portarla a nostro favore, a lavorare su quella che è la collaborazione.
che non fa altro che contrastare le motivazioni delle quali abbiamo parlato prima. Come affronteremo il gioco con le palline? Non necessariamente giocare con la pallina vuol dire lanciare la pallina a 2 chilometri. Possiamo anche pensare di chiedere al cane di mettersi seduto, ma chiedere al cane di mettersi seduto vuol dire rimanere fermi con la pallina in mano, aspettare che il cane si metta seduto e lasciargli andare la pallina. Cerchiamo di dare continuità e essere coerenti nel modo con il quale lavoriamo. Quindi dog is zen vuol dire non chiedo al cane di mettersi seduto, di guardarmi, ma rimango fermo e aspetto che il cane mi guardi e gli do il premio. Pappa, rimango fermo con la ciotola e aspetto che si metta seduto, metto una mano in mezzo e poi gli dico di andare. Discorso palline, posso fare esattamente la stessa cosa. Aspetterò che il cane si metta seduto, lascio andare la pallina. A un certo punto che cosa succede? Succede che il cane, che è abituato a correre, ad allontanarsi, a far sì che solitamente l'adopter lo debba inseguire, rimaniamo fermi e tiriamo fuori l'altra pallina. Vedrete che nell'immediato la prima cosa che farà il cane sarà girarsi, rimanere un po' in una situazione di interdizione e dire: ma come, non mi insegui, non vieni da me, non è... io con la pallina cosa faccio? Perché in quel momento voi vi renderete conto che il cane l'unica cosa che voleva e l'unica cosa che vorrà da quel momento in avanti è avere la pallina che avete voi. Farete in modo di costruire quello che è un piccolo gioco dove il cane viene, si avvicina, gli date una pallina, a un certo punto la molla, lanciate e date l'altra, tutto con una certa ciclicità e con delle regole che passano sempre attraverso quello che è il rimani fermo, aspetta. A volte chiederemo al cane di rimanere fermo e andare a prendere la pallina sulla nostra indicazione, e comunque tutto quello che faremo sarà gestito con un obiettivo, che la centralità del gioco debba passare da noi. In questo modo abbiamo affrontato quello che è un problema legato all'essere sempre agitati, sempre attivi, sempre pronti a correre, su 4 aspetti differenti. Una parte di esercizi si possono fare direttamente in casa e possono essere preparatori per fare attività anche fuori, e di conseguenza siamo andati a rispondere a quelle che sono le richieste e le esigenze del nostro cane. Abbiamo solo dato una serie di indicazioni sulle quali muoversi. La cosa impressionante è stata la risposta che abbiamo avuto da Ivy. Al di fuori della perplessità e lo stato di meraviglia che l'adopter mi manifestava dicendomi: guarda, non l'ha mai fatto, non mi sembra il mio cane, anzi era veramente entusiasta di tutto quello che abbiamo fatto. La cosa sana e la cosa che mi ha dato soddisfazione è stata quella di vedere il cane, intanto che tutto il lavoro che abbiamo fatto è stato svolto in 45 minuti, era tranquillo, rilassato, stanco in maniera sana, e tutto questo però dal momento che noi proponevamo qualcosa al cane lo portava ad avere come obiettivo: mi metto seduto, ti guardo, aspetto, mi metto seduto, ti guardo, aspetto. E quindi le abbiamo dato la possibilità di interagire utilizzando quelle che sono situazioni tranquille. Per concludere, mettetevi sempre nella condizione di dare al cane quelle che sono le competenze per riuscire ad affrontare quello che gli chiediamo. Proponiamo alternative, cerchiamo di interrompere comportamenti che vogliamo eliminare, ma allo stesso modo, parallelamente, proponiamo quelle che sono soluzioni alternative che lo porteranno a migliorare quello che è il suo stato di benessere, e di conseguenza vedrete che le cose in maniera naturale andranno nella direzione richiesta. Se ti è piaciuto questo video, metti un like e iscriviti al canale se vuoi rimanere aggiornato ogni qualvolta pubblicheremo un video nuovo.